No, no, è a noi. C'è lì. Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Siamo ancora in Marocco, a Casablanca. Guardate la condizione in cui si trova questo parcheggio. E tra l'altro il mio van è lì dietro. Questo è il quarto giorno che sono qui. Infatti, ragazzi, fortunatamente mi hanno trovato una spina per attaccare la corrente, dato che io, lavorando dal van, questo periodo sto facendo le notti, perché io lavoro in smart working, per chiunque non lo sapesse. Ho completamente scaricato le batterie, quindi tramite un cavo lunghissimo mi hanno messo a caricare la batteria e ora l'unica cosa che manca è l'acqua, ma anche qui hanno una soluzione. Sono tutti super disponibili per aiutarmi a rimanere qui più tempo possibile, anche perché li sto aiutando con i video a creare contenuti e loro stanno aiutando me. Oggi infatti non dovevo registrare, ma se ricordate nell'ultimo video, ve lo lascio qui in alto, c'era un bambino che era senza casa a 5 anni e viveva da solo in strada. Quindi abbiamo raccolto dei soldi, io e delle persone che mi hanno scritto su Instagram, e gli faremo un regalo. Lo porteremo nella città, gli compreremo dei vestiti, dei giocattoli, vediamo cosa riusciremo a fare. Come avete visto nell'ultimo video, questa è la parte purtroppo più povera di Casablanca. La cosa particolare è che guardate le condizioni della strada, le case distrutte. Basta che ci giriamo di lì e ci sono palme, case nuove, ricchezza. Qui è veramente imbarazzante la divisione che c'è tra poveri e ricchi. Which time you post video on YouTube? 6. I ragazzi mi dicevano che sembra Chef Shawen, ma perché ci sono in queste parti questi colori blu. Per chiunque non lo sapesse, Chef Shawen è la città blu, famosissima in Marocco, penso è la città più famosa che c'è in Marocco. Gli ho dato la mia fotocamera e ora stanno registrando tutti i loro video con la mia fotocamera, perché ha una qualità molto alta. Purtroppo qui registrano tutto quanto con videocamere veramente pessime, però hanno questo qui a disposizione e passano tutto il giorno a editare video, a fare video, perché loro con YouTube, l'ho già detto in un altro video, ci campiano intere famiglie. Okay, praticamente ci stanno facendo vedere che questi ragazzi di fronte a noi non hanno casa e vivono anche loro per strada. Loro questa è normalità, scherzano e ridono, ma a me queste cose mi fanno veramente male al cuore, perché per noi non è normalità. One is girl. Yeah. Tra l'altro una di queste qui è una ragazza, quella col cappellino era una ragazza. È il bambino che abbiamo visto tutti quanti nel video, che vive da solo. Tra l'altro anche una cicatrice in faccia molto brutta, che non ho capito come se la sia fatta. Ora gli compreremo qualcosa. Bishlama. Goss. Bishlama. This is the Jinjlan. Qui il pane ha un profumo pazzesco. Ora ne diamo un pezzo al bambino. Buonissimo. Ancora che un panino costa così 10 centesimi, anzi in realtà meno col cambio, 9.
800. Come vi dicevo, i ragazzi sono molto famosi, quindi a volte vedo le persone, le mamme che li indicano e li faccio fermare per fare la foto con i ragazzi, perché qui sono molto famosi in Casablanca. Motivo per cui riesco a fare tutto questo qui, infatti mi hanno portato in tantissimi posti, come la baraccopoli del video di ieri, dove assolutamente sono posti in cui di notte non puoi entrare da solo. Guardate, quella è la loro palla, cioè una palla distrutta. Vedete? Questa è la sicurezza che c'è qui. Questo è tutto tenuto da queste cose qua, che mentre uno passa da una botta e rimani completamente intrappolato sotto. Però questa è la normalità. Devo dire che però dopo un po' ti ci abitui, anche se comunque vedere tanta povertà, soprattutto spazzatura per terra, fa veramente male al cuore. Queste sono praticamente le ciambelle marocchine originali. È semplicemente pane fritto. Sono queste qui. Adesso finis il Maghreb, asaylana. Shukran. Traditional in Morocco is fish the name. E costa un dirham, cioè sempre 9-10 centesimi l'una. Questa è una pasta di patate, uova, sardine, molto famose qui. E this is badinjal. Sono melanzane. Mentre questi sono peperoni. Which lado? Lado, cioè. Ma dove sei? Onion. Sardino and good. Ma lo chiama kebab. Yeah, exactly. Siamo insieme, slow. Praticamente ora sto comprando per i bambini un po' di dolci tutti tradizionali marocchini. Vediamo quanti ne escono. Gli ho dato 20 dirham, cioè praticamente 2 euro. Per 1,80 euro ci ha dato tutti questi. E ora gli stiamo prendendo una felpa. Guardate, felicissimo. Più che altro perché ha i vestiti veramente sporchi e da quello che ho capito ha solo questo paglio. Zoena. Oh, it's beautiful, eh? Yeah. It's beautiful. How are you? Zoena, Zoena. Gallic Zoena. As magic. Goodly, thank you. Thank you. No, shukran, no problem. No problem. Poverino, non gli sembra vero di avere un giacchetto, perché lui va in giro anche con il freddo. Ad esempio ora sono con il giacchetto perché comunque fa fresco. Lui sta con una magliettina. Alla fine gli abbiamo preso un pantalone e una felpa, così puoi riutilizzarlo. Naturalmente i prezzi qui sul vestiario non sono bassi, sono quanto in Italia. Infatti non si possono permettere assolutamente questa tipologia di vestiti. Bambino farhan. Are you happy? Happy? Ah, sì. Bambino farhan. Wadi dialek. Are you? Gli ho dato i soldi, hanno pagato, ha dato 20 dirham di resto e gli ho detto di tenerli, naturalmente, di comprarci quello che vuole da mangiare. Pensavo ieri che ho vissuto talmente tanto in questi 4-5 giorni a Casablanca che potrei benissimo lasciare il Marocco dicendo che ho vissuto la vera parte del Marocco. Adesso invece stiamo andando a fare un piccolo acquisto per me, cioè la teiera. Queste sono teiere, naturalmente non sono le cose di plastica classiche, queste sono tutte originali marocchine, ha tantissime di varie dimensioni. Quelli sono i bicchieri anche tradizionali. Quindi abbiamo anche tutto ciò che serve per fare il tè, perché la menta e un'altra spezia che ancora non ho capito il nome l'ho già comprata e messa nel van ieri. Intanto, come sempre, non so perché, ma qui in Marocco ci sono dei tramonti pazzeschi. Purtroppo in videocamera non rende, ma è veramente, veramente pazzesco. What is? Water. Water. So the water to the people. It's good water. Praticamente l'acqua qui non la danno in bottiglia. L'unica cosa che ho pensato subito è che questo non è lavato. Però non fa niente. Quindi qui ci avranno bevuto centinaia di persone. L'acqua non so se sia buona, ma sa di ferro. Queste sono le classiche situazioni dove è brutto rifiutarsi. Ho provato a spiegargli questa cosa del bere dalla stessa... Ah,
No, shukran. Bere dallo stesso bicchiere 20.000 persone non è igienico, però mi stava spiegando che qui queste cose non ci pensano neanche. E infatti per loro non puoi rifiutarti, no? Perché dice, perché devi farlo? Ci sta, questo fa parte del viaggio. Mi stanno facendo provare un'altra cosa, è un bignè con lo zucchero e il tè marocchino. All'interno c'è marmellata. Miele o confezione? Si stavano dicendo, dato che siamo vicini al porto, che qui c'è tantissima polizia, perché tutte le persone marocchine vogliono venire in Europa, quindi si lanciavano in mare e si aggrappavano alle barche. E mi ha detto anche Sofian che se non ci fosse la polizia anche lui l'avrebbe fatto, perché non vuole vivere qui. Purtroppo è una realtà molto difficile, quindi lo possiamo capire tutti. Se non mi arrestano oggi, non mi arrestano più. Praticamente tutto quello che stiamo facendo è completamente illegale. Però qui funziona così, che bisogna fare. Praticamente stanno scaricando il pesce. E lì c'è la gambusa. Mi stava dicendo questo signore che stanno fuori questa barca circa 5 giorni. Un'altra barca che è più grande, stanno fuori 4-5 mesi per pescare. Quella è la moschea di Hassan II. Quella che vedete, la linea verde, indica la Mecca. Quindi tutte le persone che vogliono pregare devono farlo in quella direzione. La dura vita purtroppo di chi vive in van in Marocco. Perché stiamo cercando di ricaricare l'acqua. Il problema è che l'unica fontana disponibile è qui. E se non c'era Zaccaria che mi aiutava, che parlava con i ragazzi in arabo, perché le persone non sono molto felici a volte di vedere che tu stai con un camper. Soltanto che il tubo è troppo piccolo, vedete? Quindi esce e sta caricando molto lentamente. Quindi non so se l'idea migliore sia aspettare qui un paio d'ore prima di cominciare a lavorare o caricare con questa. Il problema è che sto completamente a zero, senza acqua. Quindi ora starò così per la prossima mezz'ora. Io poi ho tantissimi tipi di adattatori, ma purtroppo questa è una fontana normale che ci sono nei paesi, quindi non funziona nulla. Ne abbiamo provato quello scotch, ma niente, perché è veramente piccolo l'attacco e non ha filettatura né nulla. Allora, eccoci qua, acqua ricaricata, perlomeno ne ho ricaricata un po' giusto per farmi la doccia ora, e poi vediamo cosa succederà. La fortuna è che c'era questo ragazzo, perché oltre ad aiutarmi ha anche parlato con una persona che si era avvicinata e da quello che ho capito non era contenta che io fossi lì. Non ho capito per quale motivo, ma va bene così, ha appena riconosciuto il ragazzo, perché come vi ho detto qui sono molto conosciuti, ha detto nessun problema, è diventato subito molto gentile, però non sapendo che tipo di persone sono c'è sempre il chi va là. Però alla fine è andato tutto bene, ora infatti comincio a lavorare un pochino, aspetto che il vanni si scaldi e poi mi faccio la doccia. Allora, eccomi qua, mi sono fatto la doccia, ho già preparato la postazione per lavorare. Stavo dando un check alle batterie e purtroppo si stanno scaricando molto velocemente perché sto facendo tantissimi turni di notte. Questo è il quarto, se non ricordo male. Quindi sono già 5 giorni, credo, che sono qui a Casablanca. Però sono contentissimo di essere rimasto, perché ho vissuto veramente tante bellissime esperienze. Mi sono goduto questi ragazzi che ormai non posso che definire amici. Oggi farò l'ultima notte, domani sarà l'ultimo giorno che passerò qui a Casablanca e poi dopodomani partirò di nuovo per la costa. Come avete visto sto viaggiando molto più lentamente, mi sto fermando nei posti dove sento qualcosa di profondo, quindi che non siano soltanto monumenti o cose da visitare, ma dove incontro persone o sento di dover rimanere lo faccio. Quindi a questo punto comincio a lavorare e noi ci vediamo direttamente dopodomani con la partenza verso altre due città veramente molto particolari del Marocco. Vi auguro quindi una buona notte e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un altro video.